Solitamente scendeva in Puglia in agosto, ma questa volta aveva deciso di andare in settembre perché aveva tanto lavoro. Doveva incassare dei soldi, aveva tanti cantieri da chiudere. Nicolas Legari, figlio di Salvatore, l'imprenditore edile originario di Brindisi, scomparso il 13 luglio scorso da Modena, dove si era stabilito da oltre 20 anni, si è espresso in merito alla situazione. Di solito l'uomo ritornava in Puglia ad agosto per fare visita alla madre e alle sorelle. Tuttavia, lo scorso luglio aveva comunicato al figlio di rimandare la partenza perché doveva ultimare alcuni progetti lavorativi e riscuotere dei pagamenti. Uno dei cantieri che Legari avrebbe dovuto concludere è diventato oggetto di indagine. Si tratta della ristrutturazione di una casa a Lesignana, nelle campagne del Modenese. Il proprietario dell'immobile potrebbe essere l'ultima persona ad aver visto Legari in vita. L'uomo è indagato per sequestro a scopo di estorsione, ma all'aumentare del tempo trascorso cresce la convinzione che Salvatore sia stato vittima di un omicidio. Secondo quanto riferito dalla compagna, il giorno della scomparsa, l'imprenditore avrebbe dovuto ritirare il pagamento per un lavoro svolto proprio nella villetta di Lesignana, per un importo di 16.000 euro. L'indagato afferma di non averlo mai incontrato e sostiene che l'imprenditore non si sia mai presentato sul luogo. Potrebbe essere accaduto qualcosa lungo il tragitto. Tuttavia, questa versione è stata contraddetta da un'amica di Legari. Secondo il suo racconto, quel giorno, verso le 16, la donna avrebbe parlato con Salvatore al telefono, il quale le avrebbe confidato di trovarsi in quel momento con l'indagato per effettuare dei conteggi. Questo dettaglio è stato confermato anche da Doru, il socio romeno di Legari. Quando l'ho sentito alle 14.15 mi ha detto «Sono andato lì, faccio due conti, ci sentiamo dopo». È emerso inoltre che la mattina successiva il proprietario dell'immobile avrebbe riferito agli amici dell'imprenditore di averlo visto e salutato intorno alle 18 del pomeriggio precedente, lasciandolo nel cantiere. La compagna di Salvatore aveva tentato di chiamarlo alle 16.19, ma già in quel momento non riceveva risposta. Inoltre, non ha ottenuto riscontri ai messaggi inviati alle 17.50 e alle 19.32. Rimane incerto l'orario esatto della sua scomparsa. Il suo cellulare è irreperibile, ma l'analisi dei tabulati potrebbe chiarire se quell'intera giornata è stata trascorsa effettivamente nella villetta dell'indagato. Sono in attesa anche dei risultati degli esami sugli apparecchi informatici di quell'uomo. Gli investigatori stanno cercando di individuare eventuali altre persone informate sugli spostamenti dell'imprenditore. L'ipotesi di un movente economico è stata supportata dalla testimonianza di Nunzia Legari, sorella di Salvatore, la quale ha ricevuto informazioni dalla ex moglie dell'imprenditore. Era andato dalla ex per chiederle di restituirgli subito il denaro che lui le aveva prestato, perché gli stavano chiedendo dei soldi, sarebbero passati alle minacce e ne andava della sua vita. La sparizione di Salvatore potrebbe essere legata a debiti pendenti o a minacce ricevute? 10 giorni dopo la sua scomparsa, il suo furgone è stato ritrovato vicino alla diga del fiume Secchia a Sassuolo, a 25 km da Lesignana. Le strade per Sassuolo sono sorvegliate da numerose telecamere di sicurezza, ma non si è rilevata alcuna traccia del passaggio di Salvatore lungo quella strada. Suo figlio ha precisato che quel giorno suo padre aveva altre cose da sbrigare, ma non a Sassuolo. Dunque, perché la presenza del furgone vicino al fiume? Salvatore vi si era recato volontariamente, magari con l'intenzione di mettere fine alla propria vita? Oppure qualcun altro ha spostato il veicolo in quel luogo per confondere le indagini? Il mistero rimane.